ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Di questo uomo amabile ed amato, come l'ha definito Papa Francesco nel suo messaggio, non è una sconfitta della vita, al contrario, ne è la pienezza. La sua morte è una vittoria. Ce lo conferma la seconda lettura tratta dalla Passione secondo Matteo. Oltre al buio di mezzogiorno, taluni segni clamorosi, secondo la tradizione profetica, fanno riferimento ai tempi finali, sono suggellati da questa importantissima affermazione. I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. Carissime, carissimi, la risurrezione, cioè il pieno compimento del nostro destino, è la parola potente a cui il Cardinal Dionigi ci chiama. Deve ora abitare nel nostro cuore, in un qualche modo questo destino ci deve dominare in questo momento. Certo, essa è passione, è doloroso distacco dalla vita terrena, ma partecipare alla vita e alla morte e alla resurrezione di Gesù è in senso definitivo la nostra risurrezione.